Marco Risi cammina nella zona rossa dell'Aquila. Qui abbiamo girato la scena in cui il ragazzino dice che si era messo la scarpa al contrario. Piazza San Pietro Colitto, i vicoli, il corso, le stradine dove le case sono state lasciate la notte del terremoto, il 6 aprile di 10 anni fa, sono diventate il set di L'Aquila Grandi Speranze, la serie in 6 puntate dirette dal regista, in onda dal 16 aprile, che racconta come si sopravvive, dopo aver perso tutto. C'è un silenzio irreale, in riproduzione. Asciutta e emozionante, la fiction descrive il dopo terremoto attraverso la storia di due famiglie e dei loro figli. È passato un anno e mezzo dalla scossa del 6 aprile. Franco, Giorgio Marchesi e Silvia, Donatella Finocchiaro, cercano disperatamente la figlia Costanza, inghiottita nel buio a Piazza Duomo la notte del sisma. Per la procura il caso è chiuso, ma non si rassegnano. Gianni, Giorgio Tirabassi e Elena, Valentina Lodovini, cercano di rientrare in possesso della loro casa nel centro storico. Lui lotta per far rientrare gli sfollati nelle case. Un costruttore romano, Luca Barbareschi, si presenta in città, vuole ricostruire. Ma non è uno di quelli che hanno riso la notte della tragedia, spiega l'attore, ha un fondo di ambiguità ma crede che la vita debba continuare. Chi guarda lontano sono i ragazzini che hanno trovato nella zona rossa, spettrale, chiusa al pubblico, l'occasione per un divertimento proibito. Sfrecciano con le loro bici, entrano nelle case. Palazzo Centi, grazie alla scenografa Sonia Peng, è diventato il palazzo del governo, racconta Risi. Da quel balcone si affacciano i ragazzini che combattono la loro guerra per bande, come nei ragazzi della via Pal. Il regista ha un legame speciale con la città, si è avvicinato a questa fiction scritta da Stefano Grasso, Doriana Leondef, Andrea Saraceni e Angelo Carbone con grande sensibilità. Non puoi non rimanere colpito, spiega, ricordo a Onna l'incontro con Nunziatina, una signora di 84 anni che la notte del terremoto ha perso due nipoti adolescenti. Vive in una casetta di 40 metri quadrati, mi ha raccontato che aveva una casa grande, la sua camera da letto era di 47 metri quadrati. E quella notte, quando la parete della stanza è venuta giù, è stato come veder sfogliare le pagine di un libro, l'ho messa questa battuta nella serie. È rimasta sotto le macerie, aveva le gambe spezzate e in quelle ore mi ha detto che era diventata amica della morte. In riproduzione. Enrico Iagnello interpreta il professore che infonde fiducia ai ragazzi, e accoglie Margherita, Rosa Enginoli, la figlia di Claudia Gerini, al suo debutto di attrice, interpreta la figlia del costruttore Barbareschi che arriva in città per fare affari. Con Gabriele Fiore, Andrea Pittorino, Jacopo Ianni, e tanti ragazzi dell'Aquila che hanno recitato nella serie, rappresenta il futuro e la speranza. Come Luca Cappini, 14 anni, che ha debuttato come attore. Aveva 4 quando tutto è crollato, mi sono svegliato prima del terremoto, stavo dormendo a casa dei nonni, nonno mi ha detto, non ti preoccupare, il vento. Ho capito dopo. Non era più l'aquila felice che volava. La mia città era diventata come una persona che un secondo prima ha tutto e un secondo dopo non ha più niente, neanche una persona con cui confidarsi. In riproduzione. Prodotta da Rai Fiction con Idea Cinema, L'Aquila Grandi Speranze, nel cast anche Carlotta Natoli, Francesca Einaudi, Duccio Camerini, Marcello Mazzarella, è un viaggio nel dolore attraverso la vita quotidiana. Scene di vita di Tirabassi che hanno come sottofondo una nota di contrabbasso triste. Ma Marco è stato bravissimo perché ha tenuto lontano da questo racconto la retorica.
Interpreto una donna che non si rassegna ad aver perso la figlia, racconta Finocchiaro. La notte del sisma è scomparsa, lei continua a cercarla. Mi hanno detto che ci sono 200 fascicoli di persone che non si sono più ritrovate. Diritti d'autore, riproduzione riservata 2 aprile 2019.